Qui bisogna essere onesti fino in fondo. E alcuni di noi ritengono che l'etica risente molto anche della morale, parola ormai che è uscita dal dibattito pubblico, la morale, non si sente più. Un tempo c'era la questione morale, non c'è più la questione morale. È un segno dei tempi, perché svuotando l'etica della morale, l'etica è un elastico che può essere tirato da qualsiasi parte. È perché l'etica diventano il comune denominatore di una collettività. E a quel punto bisogna vedere cosa pensa quella comunità, quali sono i principi di riferimento, quali sono i valori di quella comunità. E quindi c'è, tant'è che oggi si parla un'etica laica, un'etica religiosa. C'è il manifesto della bioetica laica che se uno legge probabilmente molte delle persone qui presenti non condividerebbero neanche una virgola di quello che è scritto. Eppure si parla di bioetica in quel caso. Allora questa espressione etica va un po' ricondotta alla sua radice. Qui c'è qualcosa che va al di là dell'opinione dei più, dell'opinione della maggioranza. E perché se ci riduciamo all'opinione della maggioranza, guardate che quell'etica può esattamente rappresentare il contrario di se stessa. Abbiamo avuto delle leggi in passato, leggi del popolo, che evidentemente contrastavano con i principi ispiratori della persona umana. E in questo senso noi abbiamo un bel riferimento nella nostra carta costituzionale, scritto da Giorgio La Pira, tra l'altro, quando nell'articolo 2 si dice che lo Stato, la Repubblica, quindi le leggi, riconoscono i diritti inviolabili della persona. Quell'espressione riconoscere, quel verbo, significa che questi vengono prima delle leggi, vengono prima dello Stato, perché altrimenti non ci sarebbe stato scritto riconoscere, diceva la Repubblica. Indica quali sono i diritti. Questo significa che sull'etica c'è un lavoro di formazione enorme, perché se noi riteniamo che dentro questa espressione etica ci devono invece passare alcuni valori come quelli di cui stiamo parlando, bisogna farsi un po' protagonisti di questi valori, bisogna essere attori di questi valori, bisogna fare in modo che quando parliamo di questa etica generale c'è già dentro la salvaguardia delle fragilità, quella famosa tutela all'inizio, che se vogliamo parlare di tutela vuol dire che quel bene esiste davvero. E quindi gli enti formativi sono decisivi nella costruzione dell'etica. Poi c'è tutto il tema scomodissimo dell'etica pubblica, l'impegno dei cattolici nella politica, un tema enorme, ma che ha la stessa radice. Perché poi per arrivare anche alla realizzazione di leggi compatibili con i temi che riteniamo per noi essere fondanti, occorre che ci sia una società che parla, che cammina. Non basta scomodare l'etica come se è una cosa condivisa. Oggi non è più condivisa. Forse lo era 40 anni fa, 50 anni fa, ci si ritrovava. Io ho 3 figli adolescenti. Se vado a chiedere su questi temi qual è, secondo loro, il comportamento etico? Non sono convinto che risponderebbero come lo penso io. Non sono convinto. Scienza e vita, la ricorderete, nasce su un tema enorme, il tema degli embrioni. Eravamo nel 2004, c'era un referendum alle porte, c'era una legge che disciplinava per la prima volta in Italia le tecniche di fecondazione assistita. Una legge non cattolica, per essere chiari, perché lì dentro quelle tecniche ce ne sono alcune che oggettivamente contrastano con il magistero della Chiesa cattolica. Tuttavia si riteneva che fosse un argine davanti al fatto che non essendoci una legge si sperimentava in provetta, si modificavano gli embrioni, si distruggevano, si vendevano, si commercializzavano. Quegli embrioni sono vita umana, qui non c'è laici cattolici, tutti dicono che sono vita. Poi c'è chi dice no, non sono però persone, eccetera, eccetera, ma lì scomodiamo la filosofia, ma se andiamo in termini biologici, quella certamente è una vita umana. E quindi con quella legge a un certo punto fu,
l'allora presidente della CEI, che ebbe un'ispirazione che in qualche modo ci coinvolge ancora, dicendo: questi temi legati all'etica non conviene che siano solo gli uomini di chiesa a difenderli, conviene che siano anche cittadini competenti. E scomodò vari scienziati, ricordiamo Bruno Dalla Piccola, Angelo Vescovi, la stessa Binetti, tutti studiosi, medici, che piano piano capirono che quel tema riguardava la cittadinanza e non riguardava soltanto la Chiesa in senso stretto, ma in senso molto più ampio, e partì quel tipo di battaglia per difendere una legge, peraltro, ripeto, una legge neanche a dire che era una legge di casa cattolica, però si riteneva. E adesso siamo in una situazione in parte simile. Forse è cambiata la lettura che si dà alla Chiesa di Papa Francesco. E Papa Francesco piace molto anche ai laici, ai non credenti, quindi forse anche questa distinzione fra i laici e, diciamo, chi veste l'abito è un po' più sfumata. Quindi in quel momento c'era anche un po' di strategia, no? Nel mandare i laici in avamposto. Oggi forse la cosa, e non è un caso che proprio su questi temi dell'eutanasia il presidente della CEI è intervenuto tanto da indicare anche delle strade legislative, passaggio molto delicato, molto delicato. E quindi Scienza e Vita, che nasce in un contesto legato al tema della vita nascente, ritiene che c'è un grosso filo conduttore su tutta l'assistenza umana, e infatti in questi ultimi anni invece siamo più sui temi della fase terminale della nostra esistenza, chiarendo bene un aspetto: che la fase terminale è quando la vita si sta spegnendo, non quando la vita si ritiene che non è degna di essere vissuta, perché invece sta serpeggiando l'idea che, sebbene da un punto di vista biologico non si è arrivati negli ultimi giorni della propria vita, ma che quel tipo di vita sia troppo gravoso, allora diventa una sorta di terminalità artificiale, e cioè si tende ad accelerare quell'esito perché è come se fosse una vita che a un certo punto deve spegnersi. E qui c'è un vulnus culturale immenso, perché così facendo non si riesce più a distinguere anche tanti temi che a noi sono a cuore, il tema per esempio dell'accanimento terapeutico. Il tema dell'accanimento terapeutico è un tema molto importante, perché significa che se a un certo punto non si può fare più niente, non si fa più niente. Ma non si fa più niente quando? Quando quella vita è arrivata negli ultimi giorni, non quando ci sono davanti 30-40 anni di vita, e allora a questo punto ci si ferma. E quella è un'altra concezione. I temi della disabilità, i temi, ahimè, delle depressioni. Le depressioni non sono stadi terminali della vita. E noi vediamo che nei paesi dove invece passa quella lettura estrema della nostra Corte Costituzionale, le depressioni sono uno di quei casi in cui si può chiedere l'esito finale. Ma non è fine vita quella, diventa fine vita. Questo salto va scongiurato, per questo è fondamentale tutto quel lavoro che state facendo, perché valorizza proprio un periodo che può essere più o meno lungo, di cura, di attenzione, addirittura nel fine vita in questi casi. Quindi addirittura nel momento in cui ci si avvicina, ma si vuole vivere nella pienezza ancora quella poco di relazione che è rimasta. E allora da questo punto di vista, certo che l'etica è fondamentale, e quando noi abbiamo messo insieme queste due parole, scienza e vita, vorremmo non tanto fare battaglie di bandiera, ma battaglie fondate sulle competenze. Le competenze che sono anche umane, no? La Chiesa è esperta in umanità, è perché dentro c'è anche questo momento relazionale. Tema della cura, che è una cura anche che riguarda l'esistenza, non riguarda soltanto la patologia. E con Scienza e Vita adesso, per esempio, ci occupiamo sempre di più in realtà dei temi delle dipendenze giovanili.
che non sono più le dipendenze degli anni 70 legate alle dipendenze, alle tossicodipendenze, oggi sono le dipendenze legate all'online, allo smartphone, alla realtà virtuale, alla violenza, a quella dose di violenza quotidiana che ogni ragazzo può raggiungere senza nessun controllo, perché è come un pozzo senza fine entrare nello smartphone. E quindi i temi vanno coniugati nel senso dell'etica, ma per risvegliare quell'etica bisogna investire tanto, tantissimo, perché ci sarà sempre un confronto tra visioni diverse e anche ideali diversi. E forse una chiave di lettura interessante che riguarda i credenti. E il credente in quella fase anche della vita fragile vede un passaggio. Il non credente quel passaggio non lo vede. E lì c'è la difficoltà del dialogo. E cioè riuscire a capire che c'è una concezione del bene che ha il credente, che ritiene che sia anche legato a una verità, che non è detto che sia accolta da un altro non credente, ma l'impatto sociale di quella concezione del bene, invece, se viene mostrata in tutte le sue ricadute pratiche, viene percepita anche dal non credente. Cioè nel momento in cui si ritiene che quelle fragilità vanno accolte e non vanno in qualche modo messe da un lato, la famosa cultura dello scarto di Papa Francesco, guardate che anche i non credenti la capiscono quella. Poi ci sarà il dialogo personale di risvegliare anche magari una visione trascendente. E quindi dobbiamo essere anche molto cauti nel riuscire ad illustrare questi temi etici come qualche cosa che ha anche una ricaduta sociale. Perché se c'è quella ricaduta sociale, parliamo con tutti. Se ci arrocchiamo sul tema etico, che invece è solo compreso da chi ha anche una finezza di pensiero, un suo credo, una sua fede, tronchiamo sul nascere la possibilità di dialogare con colui che magari non vede, per esempio, nel momento finale questo momento di passaggio. Guardate la sentenza della Corte Costituzionale sul caso del DJ Fabo. Non fa leva sulla sofferenza. Non fa leva sul dolore, perché se ci fosse stato scritto dolore insopportabile, fermiamoci, facciamola finita subito, in qualche modo potevamo aprire un dibattito anche che ci riguardava. No, fa leva sulla dignità, la motivazione per cui si consente di andare in Svizzera è perché non si ritiene degna quella cura portata a un accudimento per certi versi anche legato a tanta sofferenza, ma soprattutto la dignità della percezione della propria persona in quella fase che sarebbe diventata terminale dopo aver eliminato il sondino di alimentazione e idratazione, no? Un caso che non era terminale, che diventa terminale perché si elimina l'idratazione e l'alimentazione. E quella concezione la riteneva, e la Corte ha sposato, non degna quella fase finale, più degna la possibilità di farla finita subito, sul concetto di dignità. E il concetto di dignità è come il concetto di etica, cambia, ciò che per me è degno, ciò che per altri non lo è. Per questo dobbiamo andare a scavare invece la radice del problema, perché se invece ci accontentiamo di richiamare la dignità, entriamo nel mondo delle opinioni belle, libere, democratiche, e il sale anche dell'esistenza, ma non riconduciamo anche alla dignità legata a quella persona unica e irripetibile, che nel momento in cui noi la tuteliamo, stiamo tutelando tutta la collettività, perché c'è sempre una funzione esemplare, no? Tutelare la vita fragile vuol dire tutelare tutti noi, quando saremo in una condizione di fragilità. Nel momento in cui non si tutela quella vita fragile e anzi si assecondano istanze che chi sta male è emotivo, può chiedere tante cose che poi magari fino in fondo non vuole chiedere. Se si asseconda quell'onda, tutta la cittadinanza a un certo punto viene istradata verso quel tipo di cultura. E quindi dignità, etica, sono elementi decisivi. Ma non accontentiamoci della parola. Grazie, io farei un applauso al professor Gambino.